Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5. Io oggi prenderò le telefonate soltanto verso la fine della trasmissione perché ho dei discorsi abbastanza importanti da fare e volevo riuscire a farli tutti. Allora, innanzitutto io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo sempre che Studi Politeisti ha una serie di siti in internet che potete andare a vedere. Potete andare a vedere le stesse cose che vi diciamo noi qua, per cui i siti internet del paganesimo servono più che altro per avere contatti verso l'esterno. E i siti sono lunghissimi, comunque studi politeisti, politeismo, paganesimo e paganesimo, li potete cliccare sui motori di ricerca. Vi do un indirizzo http://utenti-tripod.it/studipolitei /index.html. E abbiamo anche un circuito di discussione al quale però bisogna iscriversi. Comunque le informazioni ve le darò magari nella seconda trasmissione. Perché sto andando così veloce? Allora, sto andando veloce perché? Perché innanzitutto bisogna che mi spieghi il discorso della trasmissione televisiva. La RAI era venuta qua a Radio Gamma per fare delle riprese, per mettermi dentro in un'inchiesta che stavano facendo sulle 7. Siccome a me non me ne frega niente dove mi mettono dentro, mi va bene che circoli il dibattito, che circoli il discorso, mi sono prestato a fare questa registrazione televisiva. Questa registrazione televisiva è andata in onda domenica alle 22:45. Dalle informazioni che avevo io, cioè l'inchiesta sarebbe andata in onda, soltanto che io, il giornalista, non l'ho più sentito dall'inizio del mese. E mi ha detto che il materiale, parlando con me, che il mio materiale non l'avrebbe cestinato. Soltanto che è andata in onda la trasmissione, è stata un potacciamento, diciamo così, fra satanisti, un po' allarme sociale, questo allarme sociale che viene senza nessuna prova, cioè senza nessuna consistenza, viene soltanto lanciato perché fa comodo lanciare un allarme sociale per il giubileo, perché così chissà perché tireranno l'attenzione su qualcosa, e sta di fatto che mi hanno tagliato fuori, cioè la mia registrazione è stata tagliata fuori. Perché questo? Perché non coincideva col tipo di lavoro che stavano facendo, cioè col tipo di messaggio che stavano dando. Cioè il lavoro che stiamo facendo noi è estremamente serio e le cose che esponiamo sono serie in radio, sono serie durante il rito, sono serie nella conferenza, sono serie in quello che diciamo, sono serie nel privato e sono serie in pubblico, cioè non è che hanno una cosa diversa o degli intenti diversi. E chiaramente davanti al puttanaio, cioè davanti al prete che fa l'esorcista, che in realtà ha lo stesso identico valore del maghetto o del medium televisivo che truffa le persone, cioè il prete esorcista e il medium è la stessa identica cosa, e la mia trasmissione, cioè la registrazione del lavoro che stiamo facendo, della religione che stiamo costruendo, non ci stava dentro. Il giornalista mi ha detto fino all'ultimo ho tentato di metterlo dentro, ma non ci stava in nessun modo, per cui non ho trovato niente di meglio che tagliarlo. Pertanto io mi scuso con tutte quelle persone che avevo avvertito che sarebbe stata questa trasmissione televisiva, è andata così, sono stato un po' ingannato, diciamo non tanto ingannato, diciamo che forse mi ero illuso, ecco, che veniva fuori, però sapete benissimo, ci tolgono le sale, ci impediscono di parlare, cercano di spostarci, se ne fanno di cotte e di crude, e i giornali ci impediscono di pubblicare le repliche, per cui un'altra cosa ancora, e ne succederanno ancora e ancora, cioè io ci proverò sempre, qualcuno continuerà a tagliarmi, purtroppo abbiamo tre mafie che lavorano a questi livelli, è il CESNUR di Introvine, che oltretutto era anche in trasmissione a sparare puttanate, ed è un'organizzazione mafiosa, il CRIS di Treviso è un'altra organizzazione mafiosa ed è stata anche condannata, ricordo, con sentenza definitiva in Cassazione, è il CRIS di Bologna che è un'organizzazione mafiosa al servizio di Bifi. Queste tre organizzazioni mafiose stanno tentando di destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana, impedendo alle persone di esprimere le loro idee, le loro opinioni, il loro sentire religioso, nonostante sentenze della Corte di Cassazione.
contro di loro, sentenze di tribunale contro di loro, contro le loro operazioni. Questi criminali hanno un solo scopo, impedire alle persone di sviluppare il loro sentire religioso, perché devono mettere in ginocchio i bambini, devono stuprare i bambini, devono costringere i bambini a pregare. Il fatto che Wojtyla abbia fatto quelle sparate, quelle cazzate, ne parleremo dopo eventualmente. Boh, detto questo, prendiamo un attimino la trasmissione di oggi, che continua con gli oracoli caldaici. Negli oracoli caldaici io sto continuando a dimostrarvi, a parlarvi, a dire cose, non tanto dimostrazioni, ma a dare delle spiegazioni sugli oracoli, dare una visione degli oracoli, che porti a portare gli elementi dell'oracolo come qualità della vita, cioè come qualità delle cose che ci stanno attorno, e non come le cose mute, come vorrebbero far apparire i cristiani, senza coscienza, senza senso, come se l'uomo fosse demandato da un Dio padrone e in diritto di distruggere il mondo. Ebbene, prima di cominciare gli oracoli caldaici, che oggi tratterei il frammento 46, persuasione, disvelamento, amore, vi leggo una storia. Vi leggo una storia che è stata pubblicata questa settimana, il 29 giugno 1999, su il supplemento Donna di Repubblica, ed è a firma di Zucconi. Per cui prima degli oracoli caldaici vi leggo questa storia. La storia è di Zucconi e si intitola Rive tempestose. Spero di leggervela con una certa senza intoppi. Dice così la storia. La prima casa inghiottita dall'oceano fu quella di Caterina. Quando il disgelo di maggio sbriciolò la sabbia di quella piccola insenatura sullo stretto di Bering in Alaska, la casa di Caterina Chiaro di Luna si chiamava proprio così, Katie Moolight, che era la più vicina al mare, cominciò a scivolare verso l'acqua. Fu un miracolo se nessuno si fece male, non lei, non i figli, e neppure il nonno sdentato e perennemente suonato dal whisky che viveva con lei. Ebbero fortuna, li svegliarono i gemiti e gli scricchiolii della casa che stava franando verso il mare, trascinata dall'erosione. Fecero in tempo a scappare, arrampicandosi sul pavimento ormai in pendenza. Il mattino dopo, Caterina, i suoi figli, il nonno e tutto il villaggio si raccolsero a guardare in silenzio il funerale della casa divorata dall'oceano. La seconda fu quella di Lilian Goodop, Liliana Buona Speranza, che sorgeva proprio dietro quella di Caterina. Una furiosa tempesta di primavera aveva scavato altra sabbia dalla costa e anche la sua casa cominciò a pendere. Quando anch'essa raggiunse il relitto della casa di Caterina, in mare, gli anziani di quel villaggio di esquimesi Inuit decisero che era arrivato il momento di fare qualcosa. Il capo, Frank Aquila, Eagle, si attaccò alla radio trasmittente con la quale comunicavano con la città più vicina, in quella sterminata Alaska, la città di Nome, e spiegò che l'erosione del mare stava divorando il suo piccolo villaggio di Sismarev. Sismarev, chiamato così dal nome del cacciatore di pellicce russo che l'aveva fondato un secolo e mezzo fa. Le case delle famiglie, Chiaro di Luna e Buona Speranza, se ne erano già andate e le altre 16 che componevano Sismarev rischiavano di fare la stessa fine. Da Nome e dalla più lontana Anchorage arrivarono in stormi gli elicotteri del servizio geologico. Gli esperti cominciarono a misurare, sondare e scavare con attrezzi misteriosi, ma la loro conclusione fu chiarissima. Se fosse stato lasciato a se stesso, l'oceano avrebbe inesorabilmente divorato tutta la piccola insenatura sabbiosa, prima che il prossimo inverno tornasse a indurire la terra. Occorreva costruire subito un argine di contenimento per proteggere Sismarev. Tutto si sarebbe risolto. Non si risolse proprio niente. Appena gli uomini con gli elmetti di plastica gialla cominciarono a costruire il murazzo, una tempesta improvvisa, un vento furioso, una mareggiata arrivavano puntuali e spazzavano via il cantiere. Cominciavano
e la furia del nord li sconfiggeva. Stavano quasi per abbandonare il villaggio e convincere gli abitanti ad evacuarlo quando arrivò la vecchia. Si chiamava Lei del Vento, She of the Wind. Era una sciamana, una donna di magia e di spiriti che viveva sola, lontana dal villaggio, e quasi nessuno le dava più molto ascolto. Le giovani, che guardavano la televisione via antenne satellitari e andavano tutte a partorire via elicottero all'ospedale di Nome, consideravano Lei del Vento come a una curiosità. Sorrisero insieme coi bambini che le saltellavano intorno. Quando andò sul ciglio della scorriera franosa, armeggiò con sacchettini, conchiglie, sassetti e alla fine proclamò con la sua voce vecchissima: «L'oceano è molto in collera, perché nessuna vita nasce più qui, da noi. Se non nascerà presto un figlio di un uomo nel nostro villaggio, ci porterà via tutti». Nessuno le diede retta. I tecnici cominciarono a costruire, il mare a distruggere. Lei del Vento era tornata nella sua foresta. Aquila, il capo, stava per dare l'ordine di evacuazione quando proprio Caterina lanciò una proposta strana. Da anni ormai non nasce più un bambino qui a Sismarev. Tutti andiamo via a partorire. Forse il mare lo sa. Se provassimo a far nascere un bambino qui, come dice la vecchia, che abbiamo da perdere? Gli occhi di tutti puntarono sull'unica donna incinta del villaggio, ormai prossima al parto. Juliette Goodwater, Giulietta Beltempo. «Va bene», disse lei. Giulietta attese. Quando cominciò il travaglio, dalla città arrivarono in volo un'ostetrica e un'infermiera anestesista, che erano stati preavvertiti. Tutto andò bene. Il bambino, un maschio, nacque senza problemi. Giulietta non ebbe complicazioni e lo chiamò figlio del mare. Il cantiere della diga fu riaperto per un ultimo tentativo, tra molto scetticismo. Ma il tempo e il mare misteriosamente si calmarono. Non un'onda forte d'acqua, dall'acqua mansueta, non una bufera, un diluvio, una spallata di vento, neppure i vecchi ricordavano un periodo così lungo di bel tempo. Gli operai lavorarono in pace per 6 settimane. Il cemento fece presa, la piccola diga si alzò e resse. Ora, naturalmente, dovrà passare la prova dell'inverno, prima di poter dire che Sismarev è salva, ma per adesso l'oceano sembra ben disposto verso quel villaggio dove ora vive suo figlio. Bene, questa storia io ve l'ho letta da Supplemento Donna di La Repubblica ed è stata pubblicata il 29 giugno 1999, cioè è di questa settimana in pratica. Perché vi ho letto questa storia? Perché in tutta questa storia qua c'è la sintesi della cosiddetta miracolistica, se vogliamo chiamarla in quel nome, del paganesimo. Cioè il paganesimo è relazione fra gli esseri umani e il mondo che li circonda. È capacità degli esseri umani di leggere il mondo che li circonda. A Roma gli auguri non prevedevano il futuro, ma costruivano quelle operazioni per essere in armonia col mondo che li circondava. Leggevano i frammenti del mondo circostante per riuscire a costruire l'armonia. Cioè, questa è l'essenza del paganesimo. Non è io ho male, arriva Dio, la bacchetta magica, io guarisco. No, è la costruzione sempre di uno sviluppo armonico, di uno sviluppo attraverso la volontà, attraverso le determinazioni soggettive dell'individuo, con tutto il mondo che lo circonda. Perché questo? Perché, come vi sto spiegando negli oracoli caldaici, le forze che attraversano l'esistente sono proprie dell'essere umano, come sono proprie dell'albero, sono proprie della vita, sono proprie della terra, sono proprie delle galassie. L'essenza stessa attraverso la quale noi diamo l'assalto al cielo dell'infinito
è esattamente la stessa. E questa è l'essenza del paganesimo. Per questo motivo la RAI mi ha tagliato. Nella buffoneria questo non ci sta. Cioè, questa affermazione che vi sto facendo, né i buffoni che fanno o i satanisti, oppure che fanno gli esorcisti, o che fanno i mafiosi come in Trovine, queste cose non ci stanno. Per questo è stato tagliato. E passiamo ora agli oracoli caldaici. E il frammento 46 dice: persuasione, disvelamento, amore. Si legge: ciò che svela l'amore è la persuasione. Sarebbe più esatto dire, è l'ammaliare, ma anche persuasione rende bene. Persuadere significa convincere dell'opportunità di. Significa convincere dell'opportunità di agire all'unisono per migliorare le relazioni fra l'essere umano e la vita che lo circonda. Il mare è il figlio del mare. Persuasione è quanto arriva all'essere umano dalle coscienze di sé che lo circondano. La furia, la determinazione del mare, in quella storia che abbiamo appena letto. Disvelamento, in greco, aletheia, attenzione. Viene tradotto aletheia quasi sempre come verità. In realtà significa ciò che era nascosto ed ora è manifesto. Ma se ciò che era nascosto alla mia percezione e poi io ho sviluppato la percezione che mi ha permesso di incontrarlo, allora aletheia sta ad indicare non verità, come comunemente inteso o tradotto, ma il risultato del mio percorso di libertà. In questo caso si ha la persuasione che indica un'attività del soggetto nell'oggettività attraverso la quale il soggetto modifica se stesso, giungendo a svelare l'amore come relazione e come interesse di sviluppo soggettivo. In questo caso la persuasione diventa l'attività del soggetto che giunge a svelare l'amore nascosto. E l'atteggiamento del mare, il fare del mare, era un fare d'amore rispetto al villaggio. Ed è stato, aletheia, è stato svelato da chi? È stato svelato dall'unica persona che aveva mantenuto il ricordo all'interno di quel villaggio di come ci si relaziona col mondo circostante. Gli altri avevano perso il ricordo, gli altri guardavano la televisione, gli altri non gliene fotteva niente del mare, non gliene fotteva niente della vita. Uno solo in quel villaggio ha mantenuto il ricordo della relazione. Ricordatevi questo. In un popolo dove non ci sono più sciamani, dove non ci sono più stregoni, dove non ci sono più pagani, arriva la disperazione. In quel caso era il mare che infrangeva, ma ci sono disperazioni ben più grandi sotto forma di campi di sterminio cattolici. E passiamo al frammento 47. Speranza ti nutra, colma di fuoco. Che cos'è speranza nel paganesimo politeista? Speranza è un'entità divina, una coscienza di sé e in sé che ogni essere alimenta dentro di sé ogni qualvolta che progetta il futuro. Ogni volta che un essere umano di qualunque specie, l'essere della natura nel nostro caso, mette in essere delle strategie, un progetto o delle attività per ottenere un determinato effetto, in realtà alimenta speranza dentro di sé. Non è il vuoto sperare dell'essere che, distrutto nella sua capacità di determinare il futuro, spera nell'intervento di un qualche onnipotente che ponga rimedio alla sua rinuncia a progettare. Speranza è una divinità che nutre il fare di ogni essere, che tenta di espandersi nell'infinito. Speranza è il potere di essere di una coscienza di sé che trae nutrimento dall'energia vitale espressa da ogni essere mentre concentra tutto se stesso per costruire una qualche forma di futuro. Nell'alimentarsi da ogni essere che progetta il futuro, speranza alimenta chi progetta il futuro per mantenere vivo l'intento che le permette di svilupparsi nell'infinito dei mutamenti. Che cosa porta la visione del fare di speranza? Che cosa porta la visione degli esseri umani mentre si fanno speranza, alimentandola attraverso il loro fare? Il ribollire del fuoco della vita. Il fuoco della vita ribolle nell'essere che progetta il proprio sviluppo attraverso l'intento di sviluppare se stesso.
Speranza accorre in aiuto. Speranza ne alimenta gli atti del progetto. Speranza assume su di sé l'articolazione del progetto. Speranza chiama raccolta gli dèi perché favoriscono e alimentino quei progetti. Dunque, speranza nutre il tuo fare, ricolmando del fuoco della vita, del fuoco della determinazione. Speranza è la nostra capacità di progettare il futuro, di prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, di raggiungere i nostri scopi, i nostri intenti, i nostri fini, di lavorare per raggiungere quei fini. Questo è il potere di speranza, questa è la divinità speranza. Chi dice prego nella Madonna perché spero che arrivi, non è una divinità speranza, è l'espressione della sua disperazione. Speranza è un agente che costruisce, è la forza della costruzione, la forza della trasformazione. Certo, io trasformo nello sconosciuto, io mi butto nello sconosciuto, io mi organizzo per affrontare lo sconosciuto, ma non so se mi sarò organizzato abbastanza, non so se le strategie messe in essere potranno reggere, ma io ci ho messo la mia determinazione, ci ho messo il mio fare, ci ho messo il mio intento, la mia attenzione, ci ho messo tutto me stesso e in quel momento ho chiamato speranza. Io ho lavorato per costruire quella casa, io ho lavorato per trasformare me stesso, io ce l'ho messa per quello che potevo fare e speranza alimenta questo. Questa è la divinità speranza. Per questo si alza un tempio a speranza, non per i disperati che hanno distrutto se stessi e vogliono distruggere la vita. Quelli possono solo pregare e aspettare la loro fine. E passiamo al frammento 48. In questi tre fondamenti tutte le cose trovano orientamento e sono. Il concetto dei tre fondamenti nei quali tutte le cose trovano orientamento e determinano il percorso del loro esistere. Nei paragrafi precedenti che parlavano della triade fondamentale ne abbiamo trattate due triadi a fondamento dello sviluppo di ogni coscienza di sé. Faccio una piccola parentesi, ricordatevi che quello che a noi interessa è la coscienza, non l'energia vitale inconscia. Per noi è importante, per il paganesimo è importante la coscienza, è la formazione della coscienza. Tutto il resto è irrilevante, cioè il fatto che noi siamo fatti di una materia e che la materia abbia delle qualità, il fatto che l'energia vitale abbia delle qualità è irrilevante se non è in funzione della costruzione della coscienza o della consapevolezza. La prima triade alla base di ogni coscienza di sé è necessità, intento e volontà. Si è parlato di una seconda triade relativa allo sviluppo delle coscienze di sé divine, soggetto, oggetto e relazione. Questa triade è il fondamento della trasformazione, non delle cose né del loro orientamento. Anche la relazione risponde ad una triade attraverso il quale viene determinato lo sviluppo, tensione, accumulo e scarica. È più vasta che non la triade, la triade è riassuntiva, comunque è presa da Reichen, ma questa relazione fra gli esseri della natura risponde a una triade fondamentale nel paganesimo politeista, cioè com'è tradotta nel paganesimo politeista soggetto, oggetto e relazione? È liber, libera e cerere, e la contraddizione all'interno della libertà per costruire la crescita. Anche in questo caso la triade ha valore e importanza, in quanto una coscienza di sé esiste e determina se stessa. È una triade fondamentale per la costruzione dell'essere della natura, ma questo presuppone che l'essere della natura sia divenuto attraverso la triade fondamentale. Ci sono delle triadi che rispondono alla triade fondamentale, dalla quale tutte le coscienze di sé esistono e traggono orientamento. Le coscienze di sé esistono per necessità e intento, e si orientano attraverso l'uso della propria volontà. In questo modo si fanno Dio che determina lo sviluppo della propria coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti, costruendo altre triadi. Solo questi tre divini sono i fondamenti di ogni coscienza di sé e di ogni cosa percepita nel mondo che ci circonda. In questi tre, necessità, intento e volontà, tutte le cose trovano orientamento e sono, e per cose intendiamo coscienze. E passiamo
al frammento numero 49. Il frammento numero 49 l'ho dibattuto parecchio e mi ha soccorso mia figlia. La traduzione che ne dava il libro era questa: luce generata dal padre, poiché solo Aion, attingendo in abbondanza il fiore dell'intuire, può cogliere nous paterno della forza del padre e donare nous a tutte le scaturigini e ai principi e con turbine continuo farli vorticare e permanere in eterno. Mia figlia si è presa questo passo in greco e se lo è ritradotto in italiano. E in effetti la sua traduzione è più attinente a quella che è la traduzione del traduttore che io ho preso. Dice la traduzione di mia figlia: luce generata dal padre, infatti questa sola, raccogliendo in abbondanza il fiore del nous dalla forza del padre, ha capacità di pensare il nous paterno e infonderlo a tutte le sue idee e principi e vorticare per sempre e rimanere in un vortice attivo. Cioè, questo frammento tradotto da mia figlia è infinitamente migliore che non la traduzione fatta dall'altro. Non so quello Aion come l'abbia tirato fuori, probabilmente ha dei riferimenti, però la traduzione di mia figlia è sicuramente migliore. E infatti l'interpretazione di questo passo degli oracoli caldaici è fondamentale, ma è stato fondamentale anche modificarne la traduzione per definirla meglio. Una volta precisata la traduzione, l'immagine appare chiara. La luce altro non è che l'energia vitale che si espande nell'universo. Questa sola, non esiste altro nell'universo se non quella, raccogliendo in abbondanza l'essenza del pensiero, dell'intenzione, del progetto, dello scopo, modo di pensare e sentire, attraverso la forza del padre, necessità, che sola può imprimerle il movimento per giungere a ciò, ne infonde le idee e i principi che, vorticando attraverso la propria volontà soggettiva, sono mantenuti in un vortice attivo. Un vortice attivo che altro non è che la coscienza di sé che, esercitando la propria volontà, sovrapposta alla necessità che l'ha generata, tenta di espandersi nell'oggettività che la circonda. Con questa visione si ha la nascita del Dio, una coscienza di sé che si espande nell'infinito dei mutamenti. Le componenti di questa visione sono la luce, che altro non è che l'energia vitale, l'intento, che è rappresentato dall'insieme degli elementi attraverso i quali definiamo il nous. Necessità, che è la forza della formazione del vortice attivo, e volontà, rappresentata dal permanere in attività del vortice e della sua espansione nell'oggettività. Con questa visione si può rappresentare tutta la cosmologia pagana politeista. Tutti gli elementi sono elementi interni all'oggettività e si esprimono in maniera diversa a seconda di come è venuta trasformandosi l'oggettività stessa. Tutta questa cosmologia demolisce ogni concetto di causa determinatrice o creatrice, in quanto individua le forze della trasformazione come qualità ed elementi dell'oggettività che ci circonda. Pertanto, se telefonate a questa trasmissione e parlate di un creatore, di un Dio, di qualcosa, ve mando a quel paese. Perché tutta la stregoneria, tutto il paganesimo politeista partono dal presupposto che le qualità e le forze della trasformazione sono all'interno degli oggetti che ci circondano. E proprio perché sono all'interno degli oggetti che ci circondano, attraverso l'uso della nostra volontà, l'uso del prendersi le nostre mani la responsabilità della nostra vita, il chiamare le cose con il loro nome, la manipolazione dell'attenzione, nel crogiolo dello stregone, vi ho fatto per 1 anno e mezzo lezione di questo, si può plasmare la propria energia vitale, si può costruire se stessi, si può costruire la propria vita, si può costruire il proprio sapere, la propria conoscenza, si può divenire nell'infinito dei mutamenti. A differenza degli scolastici, si può affermare che la causa dell'esistente sono le qualità dell'esistente stesso. L'intento dell'esistente, inteso in questo caso come il fine, è relativo alle tensioni che attraversano l'esistente. Nulla vi è fuori dell'esistente, in quanto l'intero esistente partecipa alle trasformazioni per adattamento dell'esistente stesso. Necessità, intento e volontà qualificano il movimento di ogni coscienza di sé, che non può essere separata dai suoi processi di trasformazione. Sono stato abbastanza chiaro? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non sono stato abbastanza chiaro, beh, cercherò di essere più chiaro un'altra volta, ma il tono è questo. O si riesce a comprendere che quello che noi stiamo parlando parte da dei presupposti che non hanno nulla a che vedere
con le religioni rivelate non hanno nulla a che vedere con un padrone, un Dio padrone, un assoluto, che poi il termine assoluto fra me e Franco, cioè io, mentre io dico che l'assoluto non esiste, Franco dice che l'assoluto esiste, io ho già spiegato in un'altra trasmissione, che esiste un'entità assoluta, cioè esiste l'energia vitale che, essendo tutto quello che esiste, può essere considerato come il tutto. Ma siccome a me non me ne frega niente dell'energia vitale, se non dei processi che passano dall'energia vitale alla coscienza e i processi di trasformazione, che sono i processi di magia, cioè mi interessano questi, per me l'assoluto non può esistere perché l'energia vitale che mi circonda non è cosciente di se stessa, è inconscia, e l'esistente non fa altro che trasformare in coscienza quanto lo circonda. Per cui a me, per me l'assoluto in realtà in questo concetto non esiste. Per cui il presupposto di tutto quello che io tratto è in maniera diversa. Esiste un concetto di assoluto partendo da dalla magia, cioè da quello che io ho fatto. Allora, cos'è l'assoluto delle mie operazioni di magia? È il fine. Quando io comincio un'operazione di magia, il mio assoluto è portare a termine quell'operazione di magia. Cos'è l'assoluto della vita di un essere umano? È quello spazio che va dalla nascita, che è l'inizio, alla morte del corpo fisico. Cioè l'assoluto per un essere umano è la morte del corpo fisico. Qual è l'assoluto per quello che sto facendo in questo momento? È la fine della trasmissione che sto facendo in questo momento. Qual è l'assoluto per l'universo? È la costruzione della coscienza universale, è la fine delle trasformazioni. Per cui l'assoluto è terminus, termine, là dove io devo giungere. Là dove io posso giungere, là dove io non posso andare oltre perché devo modificarmi. E ogni volta che giungo a un termine, mi trasformo e ricomincio per arrivare a un altro termine. Questo è nel paganesimo l'assoluto. Ma non esiste un assoluto in essere, cioè nel senso come Dio padrone, come coscienza assoluta, eccetera, perché la sua esistenza non esiste. Cioè, a parte il fatto che non esiste proprio perché si può andarlo a vedere, ma comunque non esiste proprio. Per cui quando qualcuno vi pone un assoluto, vi pone una coscienza universale all'inizio del tempo, all'inizio dell'esistente, o come creatrice, o come determinatrice, o come comprensione dell'esistente, deve partire da quello per fare uno sviluppo logico del suo ragionamento e dimostrare che questo esiste. Cioè, mentre si può dire non esiste nessun Dio creatore, punto, e non ti devo dimostrare niente, perché non esiste nessuna dimostrazione che confermi il Dio creatore, se tu mi affermi che esiste un Dio creatore, se tu mi affermi che esiste un assoluto, devi dimostrare che tutto questo esiste. Cioè tu devi dimostrarmi che Dio esiste. Chi dice Dio non esiste non deve portare nessuna dimostrazione, a meno che uno non dice, ecco, questo qua è Dio, mi te presento di un tocco di legno, questo è Dio, vabbè, allora discutiamo sul tocco di legno. Però chi fa un'affermazione affermando che esiste un Dio all'inizio dell'universo deve dimostrare che questo esiste. L'unica cosa che non può dimostrare è la fede. Se lui dice per me esiste un Dio creatore, benissimo, è un atto di fede. Io davanti alla fede mi arrendo. Cioè io non discuto neanche con uno che mi fa un atto di fede. Certo che però mi incavo a sangue quando quella fede viene venduta. Quando si costringono bambini in ginocchio per ripetere ossessivamente le preghiere assurde e riuscire a costringerli a interiorizzare un concetto di un inesistente davanti al quale uccidono la loro vita. Allora sì, la mi incazzo. Però se uno mi dice io credo che esista Dio e credo nella Bibbia e credo in questo, io davanti a quello non c'è discussione. Cioè davanti alla fede non esiste discussione, come non esiste discussione davanti ai ferri roventi, davanti alla tortura non esiste discussione. È chiaro questo. Bene, allora io chiudo qui con gli oracoli caldaici per oggi. Perché chiudo qui? Perché ho un'altra cosa importante da fare, una cosa che ho rimandato la volta scorsa da fare. Perché? Perché? Perché il paganesimo è una cosa strana dal punto di vista della religione. Io, da quando faccio le trasmissioni, vi ho parlato del paganesimo in tutte le situazioni della vita, del quotidiano, dell'affrontare il vostro padrone, il padrone degli operai, il droghiere che vende la cosa al supermercato. Vi ho parlato di come organizzare le persone per affrontare la vita di tutti i giorni, cioè
cioè vi ho parlato del crogiolo dello stregone, vi ho parlato di concetti filosofici, concetti più spicci, concetti più profondi, non è importante. Vi ho parlato della cosmologia, con gli oracoli caldaici stiamo facendo tutto un lavoro della cosmologia che è fondamentale. Cioè voi, non so, io spero che riusciate a comprendere l'importanza di questo, perché se abbiamo una cosmologia, se abbiamo un inizio, se abbiamo un punto di partenza nella costruzione di una struttura filosofica, possiamo andare oltre. Se non abbiamo quella, siamo nella merda. Cioè, è fondamentale fare gli oracoli caldaici, come è stato fondamentale fare il crogiolo dello stregone, cioè la persona che si modifica nella vita, che si modifica nella quotidianità. E è importante anche affrontare la società, è anche importante curare l'oggettività in cui viviamo. Cioè, il pesce, se gli è possibile, cerca di fare in modo che l'acqua in cui vive abbia abbastanza ossigeno, abbia tutto quanto gli necessita. Così a noi, che vogliamo sviluppare il Dio che cresce dentro di noi, è importante che curiamo anche il mondo nel quale viviamo. Cioè, non possiamo fuggire dal mondo, non possiamo chiamarci fuori. E a proposito di questo, adesso vi faccio una trattazione tutta particolare. Vi parlerò dei reati aboliti, tanto per introdurre il discorso, cioè quei reati che sono stati depenalizzati in parte e in parte letteralmente cancellati. E nella trasmissione di questa sera, dalle 19 alle 20, leggerò la traccia della conferenza che è stata tenuta al centro sociale Carrosseria di Mestre e che ha un forte impatto sia religioso sia sociale. Cioè la relazione fra religiosità pagana e sistema sociale e vivere nella società. È stata una conferenza particolare che ho costruito proprio per il posto, cioè essendo un centro sociale, per mettere in rilievo questi due aspetti, cioè religione e sistema sociale, e accoppiarli, e questa sera ve la leggerò. Cioè questa sera vi leggerò la conferenza che è stata preparata per la carrozzeria e che, se non vi ricordate il titolo, ve lo dico, il titolo è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. E questo ve lo leggerò stasera. Dopo, sempre per le ore 19, dalla prossima volta, comincerò a leggere il trattato che ho fatto e che regalerò a quelli che vengono su all'altipiano di Asiago per il rito di quest'estate. Questo trattato si chiama Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. È un trattato di circa 120.000 caratteri, no? Di circa 30 pagine, e praticamente prende il via, la via, cioè prende il punto di partenza da una lettera e dai materiali che mi ha mandato un amico di Vicenza, Pietro. E lui mi ha mandato dei lavori sui sciamani africani, cioè delle fotocopie sui sciamani africani, e io, leggendole e riflettendoci un attimo, ho detto: sì, sebbene che faccia anche dal punto di vista pagano questo tipo di discorso. Allora, questo lavoro si divide in tre parti. La prima parte chiarisce il punto di vista del paganesimo su gli esseri di energia vitale dette larve, gli esseri di energia malati di morte, gli esseri di sola energia vitale detti alleati, il doppio degli esseri viventi della natura, il corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico, interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera. L'interazione soggettiva con i mondi degli esseri di sola energia vitale, interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé, interazioni soggettive con le proprie proiezioni e gli dèi. Cioè, questi 10 capitoletti vengono trattati nella prima parte. La seconda parte prende tutta una serie di pezzi delle culture sciamaniche africane, e sono una serie di culture, fra le altre cose, gli Akamba, gli Ankore, gli Asanti, gli Ewe e i Baganda, più un altro tipo di affermazioni,
e confronta questo patrimonio con quello che abbiamo affermato nella prima parte. Praticamente cos'è lo sciamanesimo, il rapporto con i morti viventi, il rapporto con gli spiriti e la sensazione, il percepire questo. Dopodiché conclude il lavoro con chiedendosi perché queste culture non incontrano gli dèi, non incontrano le linee di tensione, non incontrano la vita. Ed è importante. Perché uno conto è sapere che c'è uno spirito che ci sta guardando, che ci sta osservando, che si sta nutrendo di noi. Questo è un po' difficile, chi alimenta uno spirito nero si accorga che quello si sta nutrendo, perché in quel momento cessa di nutrirlo. Però è importante sapere perché queste culture non vanno oltre la percezione degli spiriti del circostante. Bene, questo lavoro di 30 pagine ve lo leggerò dalla prossima volta, la sera, dalle ore 19 alle 20, e verrà regalato, praticamente verrà dato a chi viene sull'altipiano di Asiago. Ne farò un volumetto decente. Questo naturalmente è le prime copie sperimentali che ho mandato ad alcuni amici proprio perché lo vedessero. E dalla prossima volta ve lo leggerò. Naturalmente ci vogliono 5 o 6 trasmissioni, 5 o 6 serate, e lo faremo in 5 o 6 serate. Allora, stasera invece parleremo della conferenza della carrozzeria. È sufficiente l'ungastinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? E ricordatevi sempre, chi ascolta le mie trasmissioni, ci sono delle persone che sono dei sognatori, ci sono delle persone che praticano magia, ci sono delle persone che praticano religione pagana, ci sono persone che sono solo delle persone sociali, ci sono atei e anticlericali, cioè ci sono tutta una gamma di persone che prendono da quello che io dico quello che a loro serve. Chiaramente io devo affrontare tutto perché il mio scopo è quello di costruire la religione pagana. Devo affrontare tutto ed essere anche pedante e anche ripetitivo su molte cose, però ogni persona prende quello che gli serve. Bene. Detto questo, passiamo a quello che dovevo fare già l'altra volta. E perché voglio fare il discorso, vediamo un attimo che devo tirarmi fuori anche il codice penale. Scusate un attimo solo perché devo tirarmi fuori un po' tutto quello che avevo da tirarmi fuori. Eccolo qua. Devo tirare fuori anche il codice penale perché bisogna che ci mettiamo un po' in chiaro cosa siano queste robe. Allora, è stata fatta una legge che ha modificato alcuni reati penali, hanno depenalizzato alcuni reati, ma alcuni reati sono stati aboliti. Ora, chiediamoci perché. Perché vengono aboliti alcuni reati? Perché alcuni reati vengono cancellati dal codice penale? Allora, alcuni reati vengono cancellati dal codice penale. Nel 1999, perché avrebbero dovuto essere cancellati dal codice penale il giorno dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. Con delle leggi particolari fatte dal Parlamento, si è deciso che il codice Rocco restasse comunque in vigore con tutto quello che comportava quel codice e con tutto il fatto che i magistrati che dovevano andare a applicare la legge erano magistrati che non erano cresciuti all'interno del dettato costituzionale. Cioè non sapevano applicare la Costituzione della Repubblica Italiana, ma applicavano ancora le regole precedenti, le regole sotto il fascismo, con tutto quello che ne ha comportato. Chiaramente chiunque può non essere d'accordo, però il 70% della devastazione istituzionale messa in essere in questo paese dal 1948 fino ad oggi è avvenuto perché magistrati, poliziotti, istituzioni in generale non sono stati rispettosi del dettato costituzionale. Si sono fatti delle leggi e delle interpretazioni per non essere rispettosi del dettato costituzionale. Poi se qualcuno ha qualcosa da dire, me lo venga pure a dire. Non essendo rispettosi del dettato costituzionale, hanno innestato all'interno del paese dei processi di adattamento, dei processi di reazione di adattamento che hanno messo anche in pericolo lo stesso paese.
Pertanto la responsabilità prima è delle istituzioni. Naturalmente le istituzioni hanno dovuto fare una scelta, nel senso che non è che hanno abolito immediatamente i reati penali, quei reati, e tutta un'altra serie anche, perché non è solo quel piccolo aspetto di cui parliamo oggi, è più vasta la faccenda, ma comunque non è importante. Perché per cambiare le leggi di un paese non è sufficiente cambiare la legge, ma è necessario anche cambiare la testa e le persone che si adattano all'interno di leggi diverse. Cioè, il magistrato cresciuto sotto il fascismo, che continua a fare il magistrato dopo la Costituzione, deve cambiare testa. Questo non è possibile. Dobbiamo aspettare che finisca una generazione, che torni un'altra generazione costruita all'interno di leggi diverse. Per cui esistono dei processi di trasformazione che sono abbastanza lunghi. Pertanto le istituzioni, quello che hanno fatto, le hanno fatte. Ognuno poi dica la sua, cioè ognuno dica le sue motivazioni, non è importante. Io sto dicendo delle motivazioni generiche, però calcando molto le mani sulle istituzioni, cioè sulla responsabilità soggettiva e personale delle istituzioni. E veniamo ai reati che sono stati aboliti. Innanzitutto facciamo l'elenco di quei reati. Sono il duello, la mendicità, oltraggio a pubblico ufficiale, il vilipendio e il turpiloquio. Allora, eliminiamo il duello, che è una cosa un po' a parte, cioè una cosa abbastanza assurda come reato, no? Abbiamo mendicità, oltraggio a pubblico ufficiale, vilipendio e turpiloquio. Abbiamo quattro tipologie di reati che vengono cancellati. Ma non vengono cancellati perché lo Stato è buono o perché il Parlamento ha deciso di essere buono. Vengono cancellati perché quei reati erano in contrasto col dettato costituzionale. Erano in contrasto con la Carta Costituzionale. Tutte le leggi che ci sono in questo Paese, tutti i provvedimenti, tutto quello che viene fatto dalle istituzioni in questo Paese deve essere in armonia col dettato costituzionale. Questi reati, e tutti altri, ma noi parliamo di questi, erano in contrasto col dettato costituzionale. Cominciamo il primo. Il reato di mendicità. Il reato di mendicità, cioè il fatto che uno andasse a chiedere la carità. Proviamo un attimino a vedersi sto reato di mendicità. Allora, è l'articolo... non mi sono neanche segnati... Mendicità, articolo 670 e 671 del codice penale. 670, devo segnarmi prima. Chiedo venia, non me li sono segnati. Allora, il 670 dice: chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a 3 mesi. La pena dell'arresto da 1 a 6 mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. Il 671 parla di impiego di minori nell'accattonaggio. Allora, lasciamo perdere il 671 che parla di minori, l'uso di minori. Qualunque cosa, qualunque uso di minori diverso da quello che è lo sviluppo della propria vita fisica, vale per l'accattonaggio, vale come per il bambino nella pubblicità televisiva, vale per qualsiasi tipo di lavoro, io sono assolutamente contrario. Cioè, dico che è sempre una porcheria, anche se qualche volta qualcuno dice, ma a me mi conviene. Allora, parliamo un po' del reato di mendicità. Chi è che può mendicare? Può mendicare il poveraccio. Può mendicare quello che ritiene che fare il lavoro di mendicante è migliore che non fare altre cose. Ci fu una sentenza della Corte Costituzionale, credo Cassazione, ma penso Costituzionale, la quale emise una sentenza secondo la quale la Chiesa Cattolica non era l'unico beneficiario del diritto a mendicare. Cosa significa questo? Che l'unica organizzazione che poteva non essere arrestata, che poteva venir meno all'articolo 670, cioè che aveva questo privilegio, era la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica poteva mendicare senza essere arrestata.
Il disgraziato o la disgraziata che tendevano la mano per mendicare potevano essere arrestati per 3 mesi. Questo è aberrante. Pensateci un po'. Cioè, uno non poteva chiedere la carità perché veniva arrestato per 3 mesi, mentre la Chiesa cattolica poteva mendicare. Questa è la vergogna. E questa è l'incostituzionalità di questo articolo. Cioè, era praticamente un articolo vessatorio nei confronti dei più deboli. Ricordate, il più forte contro il più debole. Il più forte... non avrai altro Dio fuori che me, devi fare quello che ti dico io, devi fare quello che ti dico io, devi fare quello che... imponeva al più debole di non sopravvivere, di non mendicare. Se uno è disperato e va a mendicare, il più forte gli dice tu crepi di fame, altrimenti ti fai 3 mesi di galera. Questo era il senso. Questo era il senso di questo articolo. È chiaramente incostituzionale, era una porcata. Ed è stato eliminato per questo. Perché? Questo reato era una porcheria e serviva per mettere in ginocchio i più deboli. Sapete chi mette in ginocchio i più deboli? La Chiesa Cattolica, il cristianesimo, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Lui mette in ginocchio i più deboli. E lo Stato, quando anziché essere espressione dei cittadini, espressione di una Costituzione, è espressione di un Dio assoluto. Cioè è uno Stato cattolico, o islamico, ma non è importante, sembra uno Stato cattolico. Questa è la porcheria di questo articolo. E passiamo a un altro articolo, l'articolo oltraggio a pubblico ufficiale. Oh, che bello questo articolo. Il pubblico ufficiale, con l'esistenza di questo articolo, non è una persona. Con l'esistenza di questo articolo, il pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, attenzione però, lo svolgimento delle sue funzioni fu delle modifiche che sono avvenute successivamente, ma inizialmente... era pubblico ufficiale anche quando andava a cagare. Era pubblico ufficiale quando pretendeva di avere il posto del parcheggio dove tu avevi messo la macchina. Attenzione, stiamoci attenti. Dopo ci sono state delle modificazioni secondo cui uno era pubblico ufficiale soltanto nello svolgimento delle sue funzioni. Cioè le funzioni determinavano il suo essere pubblico ufficiale. Ma dopo ci sono state. Per cui quest'uomo non era una persona. Era un pubblico ufficiale. Cioè, era rappresentante del Dio in terra all'interno di quelle funzioni. Se tu ti permettevi di protestare, venivi denunciato, ma non perché lo offendevi, ma perché protestavi. Perché la protesta lui poteva ritenerlo un insulto. E di porcate del genere, andate a vedervi le sentenze pretorili, tant'è che ci fu un pretore che ricorse alla Corte Costituzionale, credo, chiedendogli, ma io, questa persona che ha detto questa cosa, che quest'altro mi ha denunciato che è offesa pubblico ufficiale, devo condannarla a 6 mesi per forza di reclusione? Cioè, sono costretto davvero a condannare questa persona qua, che ha detto sta roba, che per me è insignificante, dice il pretore, a condannarla per forza a 6 mesi di reclusione? La Corte Costituzionale quella volta ha detto no. Cioè, questo articolo è illegale, questo minimo di pena era illegale. Vediamo un attimo qual è l'articolo di offesa pubblico ufficiale. MNO, offesa... Allora, se mi fossi segnato sarei stata allora più veloce. Offesa a culti ammessi, autorità, la bandiera, la memoria... offesa al pudore, offesa di culti all'autorità mediante danneggiamento di affissione, al pudore del Presidente della Repubblica, rappresentante di Stato, la persona offesa da quale l'offesa era diretta, di iscrizione ai concorsi davanti, iscritti ai concorsi davanti, non c'era neanche, no dai, pubblico ufficiale, vediamo un po', pubblico ufficiale forse. Forse è il pubblico ufficiale, vediamo un attimo, scusate un attimo che sono alla ricerca, velo pubblico ufficiale, pubblicità, pubblico, abbandono, delitti, eccetera, oltraggio, eccolo qua, 344 del codice penale, il 344 del codice penale, vediamo cosa ci dice il 344 del codice penale, 344. Oltraggio a pubblico impiegato.
oltraggio a corpo politico amministrativo, oltraggio a un magistrato in udienza, oltraggio a pubblico impiegato. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso, allora 341, oltraggio a pubblico ufficiale, qua. Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, cioè la pena minima era di 6 mesi. La Corte Costituzionale, in data 25/7/1994, lo ha trasformato in oltraggio semplice, cioè lo ha declassato, già lo aveva declassato. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale è del 25 luglio 1994, 5 anni fa. Cosa ha fatto questo reato? Questo reato ha abolito la funzione del Dio. Il pubblico ufficiale, nell'esercizio della sua funzione, era un Dio. Se tu mi offendi a me, da 6 mesi a 2 anni di reclusione. Io veramente, questo parcheggio era mio. Come ti permetti di offendermi? Vorresti forse insinuare che io ti sto rubando il parcheggio? È offesa pubblico ufficiale, da 6 mesi a 2 anni. Questo è stata abolita, per questo motivo è stata abolita. Perché non è ammissibile all'interno della nostra Costituzione che qualcuno si faccia Dio, padrone di altri, e possa avere cose che non gli spettano. Naturalmente, se voi offendete un pubblico ufficiale, offendete una persona adesso. Infatti c'è una protesta in questo senso e dal Gazzettino del 18/6/1999 la sua cancellazione, sostiene Luigi Ferone, segretario nazionale dell'ISIPO, incoraggerà i tanti delinquenti in circolazione a non avere più alcun rispetto per chi cerca di impedire le loro malefatte. Insulti e sberleffi in libertà, secondo il sindacalista, che però dimentica che i poliziotti, come ogni altro cittadino, potranno sporgere denuncia per reato di ingiurie. Cioè, se qualcuno insulta un altro, si becca il reato di ingiuria, tranquillamente. Ed essendo anche pubblici ufficiali, cioè essendo anche poliziotti, credo che hanno delle facilitazioni nel portare avanti le loro accuse. Credo, poi dovrei studiarmi un po' meglio la questione. Per cui è stato tolto il farsi Dio di una persona rispetto delle altre persone. Era un articolo in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Era un articolo fascista, se vogliamo usare questo termine, se qualcuno piace. Era un articolo di dire io sono Dio e tu fai quello che voglio io. Con tutte le variabili possibili e immaginabili, ma il senso, il nocciolo della questione era questo. E passiamo a un altro. Il vilipendio. È stato abolito anche il reato di vilipendio. Cos'è il vilipendio? Io, per esempio, abbiamo visto ultimamente, Bossi è stato denunciato per vilipendio alla bandiera. Ha insultato la bandiera. Ha detto che la bandiera non valeva niente. In realtà vi ho già spiegato una volta, mi sembra, che il vilipendio per la bandiera in particolare è dato soltanto quando quei tre colori messi in quel modo rappresentano lo Stato, non quando uno c'ha tre colori, tre stracci e uno li pesta, cioè soltanto quando rappresentavano lo Stato. Però lo stesso, il reato era un tentativo di dire io sono Dio e tu fai quello che voglio io. Era una richiesta di rispetto, fra virgolette, che in realtà era una sottomissione. Cioè, anche qui, se avete sentito un po' le trasmissioni, no? C'è qualcuno che parla di rispetto, in realtà chiede sottomissione. E il vilipendio, che l'articolo, codice penale 292-293, vediamo un attimino cosa dice. Il 292 e il 293. Il 292 dice vilipendio alla bandiera. Beh, il 292 bis, 93 circostanze aggravanti, vilipendio alla nazione, il 291, poi c'è vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, eccetera. Praticamente, se io dicevo che il Presidente della Repubblica è un testa di cazzo, perché lui ha firmato una legge che secondo me non andava bene, potevo essere denunciato per vilipendio del Presidente della Repubblica.
E il vilipendio, l'accusa di vilipendio veniva fatta per evitare la critica. Se io dico che la nazione ha sbagliato ad andare a bombardare, non so, prendo l'ultimo esempio, in Jugoslavia, potevo essere denunciato per vilipendio. Cioè, il vilipendio è uno di quei reati soggettivi in cui il magistrato può mettere le proprie convinzioni. Siccome io sono un magistrato e ritengo che esista Dio, sono cattolico, esiste Dio, tu fai vilipendio alla religione di Stato, quando c'era la religione di Stato, adesso non c'è più, vabbè. Per cui tu, il reato di vilipendio è un reato soggettivo che poteva essere imposto dal magistrato in base a delle critiche che venivano mosse ai magistrati, alla bandiera, alla nazione o alle istituzioni. E questo non è ammissibile per la Costituzione della Repubblica Italiana. Ogni persona con le parole, no qua bomba, con le parole, non può offendere nessuno. Non può arrecare danno a qualcosa. A meno che quel qualcosa non faccia delle cose talmente porche, talmente sporche, che le parole, la denuncia di quello che lui fa gli arreca danno. Cioè, se il Presidente della Repubblica facesse dei reati e io lo accuso di aver fatto dei reati, chiaramente le mie parole, le mie accuse, se c'è una sostanza, gli portano un danno. Ma solo perché lui ha fatto delle cose, non perché io possa essere accusato di vilipendio. In quel caso viene abolita una cosa che era assolutamente incostituzionale. Anche il vilipendio era un reato incostituzionale. E vediamo all'ultimo è quello che mi piace di più, infatti mi sono tenuto per ultimo, ed è il turpiloquio. La condanna di turpiloquio è una condanna divertentissima, perché chi è che può usare il turpiloquio? L'articolo era il 726 del codice penale, vediamo un attimo, il 726. Ah, po, 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 726, no, so il codice procedura questo. 726, 706, 726. Il turpiloquio, atti contrari alla pubblica decenza. Chiunque in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 20.000 a 400.000. Soggiace all'ammenda fino a 100.000 chi in luogo pubblico o aperto al pubblico usa un linguaggio contrario alla pubblica decenza. Cioè, se io, per definire il comportamento di una persona che ha fatto una brutta manovra in macchina e ha rischiato un tamponamento, ha rischiato comunque un incidente stradale, dico testa di cazzo, figlio di puttana, pezzo di merda, potevo essere denunciato per turpiloquio. Ma le mie affermazioni non erano relative alle parole che vengono fuori, ma le parole esprimevano uno stato d'animo, esprimevano il mio modo di essere davanti a una situazione di pericolo che si era verificata. E ancora, quando il contadino o la persona che non aveva istruzione andava a reclamare i propri diritti davanti a un avvocato o davanti a un magistrato, davanti a un poliziotto, usava il suo linguaggio, poteva essere accusata di turpiloquio, perché il linguaggio non era adeguato rispetto al luogo o all'autorità davanti al quale si presentava. Quel testa di cazzo di autorità pretendeva che usasse un linguaggio adeguato. Ma che è Dio? Sì. Lui si pensava a Dio e lui pensava che io mi dovessi comportare come lui determinava che io dovevo comportarmi. Le proteste, secondo lui, dovevano essere fatte nei modi convenuti. Beh, ma questa è una porcata. Questo è una porcata. Questo reato di turpiloquio era una vera porcata, perché costringeva l'individuo a dei comportamenti insani per esprimere se stesso, e per comportamenti insani parlo di violenze a se stesso, per usare dei linguaggi consoni a di chi si pretendeva Dio. Cioè, io ho visto della gente che non aveva neanche il coraggio di andare a bussare alla porta del capo ufficio quando andavo a riparargli le macchine, perché il suo comportamento, il capo ufficio aveva questa aurea divina. Non aveva una funzione, un compito, dei doveri. Quest'aurea divina che chiedeva sottomissione. E non è una porcata questa. È stato depennato. Per cui,
Ricordatevi bene, non esiste più il reato di duello, però voi provate a farlo e fare del male a qualcuno e vi trovate altri reati diversi, rissa o altre cose. Non esiste più il reato di mendicità. Non esiste più il reato oltraggio a pubblico ufficiale, però questo non significa che si può insultare qualcuno, Non esiste più il vilipendio. Non esiste più il turpiloquio. Questo non significa che uno non abbia un linguaggio villano, un altro abbia un linguaggio migliore. Come non esiste che uno che insulta, non so, la bandiera, non stia insultando la bandiera o le delle istituzioni. Cioè, le offese esistono ancora come reato. Non esiste più la specificità. Non esiste più anche, diciamo così, l'interpretazione soggettiva da parte del magistrato. Anche se stiamo verificando in questo momento come la Corte di Cassazione spesso si è costretta a ricorrere in modo molto duro rispetto a dei magistrati che si comportano male. Cos'è comportarsi male? Significa non tener fare il lavoro di magistrati come va fatto. Cioè, significa pretendere di aver sottomissione, pretendere di essere al di sopra delle prove, al di sopra delle parti, di offendere l'imputato. Tante cosette che vanno messe a posto, ma un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. E veniamo infine al reato di bestemmia. Il reato di bestemmia non è stato annullato, è stato però depenalizzato. Perché? Perché non esiste più il reato di bestemmia. Allora, quando è che si fa il reato di bestemmia? Quando si impreca contro la divinità di una religione. Quando la divinità di quella religione si impreca contro. Ma prima il reato di bestemmia veniva usato per impedire alle persone di dire Dio boia, Dio porco. Ma dire Dio boia, Dio porco sono affermazioni generiche. Il Dio dei cristiani non si chiama Dio. Loro pretendevano di essere il Dio, con la D maiuscola, di imporlo su tutti gli altri, che gli altri riconoscessero che il loro Dio era il Dio perché c'era solo il loro Dio. Ma questo non è possibile. Per cui nessuna offesa fatta al Dio dei cristiani può essere considerata giuridicamente una bestemmia. Poi i cristiani si fanno le cose per fatti loro, cioè in chiesa loro si fanno quello che vogliono, però non è un'offesa al Dio, perché non è Dio, non esiste, a parte che non esiste, ma non esiste il termine generico di Dio. Allora non esiste più la bestemmia. La Madonna si può insultare come si vuole, porca Madonna o porca puttana, si può dire quello che si vuole. Perché? Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato che Madonna non è un Dio, è considerata all'interno della religione una persona, serve ai cattolici per mettere in ginocchio bambini, per sottomettere, per stuprarli, questo è vero, questo lo sappiamo, però la Corte Costituzionale ha detto che non si può condannare per bestemmia chi dice porca Madonna, porca Madonna. E non è che ha detto che non si può condannare bestemmia perché non è bestemmia, è qualcuno che pretende di stuprare bambini che deve dire tu devi comportarti in questo modo. Ma stuprare bambini è un reato, è un reato, è grave. E quando quel reato, e quando la definizione di quel reato è all'interno dell'ideologia, è all'interno del pensiero, cosa ci troviamo noi? Ci troviamo, per esempio, come l'altro giorno, cosa ci abbiamo dall'altro giorno? Abbiamo un Wojtyla che supplica. Cosa supplica Wojtyla? Abbiamo stuprato bambini, cazzo. Abbiamo stuprato bambini, ma io vi prego, non infierite su di noi. Cosa dice Wojtyla?